Per allontanare le ragazze dai campi profughi abbiamo identificato 22 scuole a convinto di diversi ordini e grado. Elementari, medie, licei, scuole di formazione professionale e magistrali. In totale sono tornate a scuola circa 1200 ragazze dall'età di 9-10 anni fino ai 18. Oggi ne sono rimaste circa 700, le altre, per la maggior parte, hanno terminato gli studi, poche hanno lasciato la scuola per motivi familiari. E osservando le nostre ragazze oggi e richiamando alla memoria i primi mesi del 2006, quando arrivavano nelle scuole in condizioni disperate, posso dire che sono cambiate enormemente. Sono più sicure di sé, ci muovono con dignità, credono adesso anche in un futuro positivo. Tante delle nostre ragazze sono state le migliori delle scuole. Una di queste a livello nazionale è risultata la terza. Il programma in Nord Uganda per la protezione dei minori è un programma di emergenza che è stato concepito per rispondere ai gravi traumi psicologici e morali sofferti da tanti minori durante le anni di guerra. Ci troviamo nel centro di recupero sociale, di formazione e professionale di Santa Bachitta. Questo centro rappresenta un'altra risposta alle richieste delle donne che sono state intervistate nei campi. Creare opportunità di lavoro per le ragazze a rischio, per evitare che possano sbandarsi cercando denaro in altro modo. Abbiamo avviato la costruzione nel marzo 2006, completandola nel maggio 2007, quando fu inaugurato dal vicepresidente ugandese dal nostro ambasciatore. I corsi sono iniziati nell'ottobre 2007. Che cos'è Santa Bacchita? Santa Bachita è un centro dove vengono accolte le ragazze a alto rischio sociale. Le ragazze totalmente orfane, impossibilitate a pagarsi la scuola. Ragazze che sono a rischio nei campi perché spesso hanno figli concepiti con i ribelli e dunque malviste. Sono ragazze che a volte non parlano nemmeno la lingua ufficiale che è l'inglese e pertanto non possono accedere ai percorsi educativi formali. Sono ragazze che hanno bambini piccoli che ancora allattano ed alle quali è precluso l'accesso alle scuole. Abbiamo voluto abbattere queste barriere. I corsi sono gratuiti. E anche le ragazze che hanno figli piccoli possono essere ospitate nella scuola perché? Hanno a loro disposizione un villaggio a parte. Due sono gli obiettivi perseguiti da questa scuola: il primo è il recupero sociale dell'allievo attraverso il supporto psicosociale, il secondo è l'indipendenza economica attraverso corsi di formazione professionale. Qui gli insegnanti e il personale di supporto conoscono i problemi delle ragazze e sono stati istruiti su come comportarsi. Questa scuola. Offers to the student four different courses. We have tailoring, we have catering, we have surface design, or tie and dye. We have computer. At the same time, we have got also some girls or child headed family who do not. Know how to read well or have a rich primary. Then we practice with them what we call practice class for tailoring. And they are trying to learn so many things here. At the moment, we have got 126 students. We have started re recruiting new, and by the end of this month, we are going to be 200 students. Here now we have got them. I'm going to mention their lesson only, not their name. We have got computer teacher, here. We have got counseling and guiding. That sister. We have got the three from here, the three who are catering department teaching there. Then we have got three there who are dealing with tailoring, both academically and practical. We have got three there who are dealing with surface design or tie in dye which you have already seen there the three here they are for math for mathematics and english